cosa che incuriosisce tanto. Vediamo un po'. Non si schioda, non si schioda. Oddio, è una mappa. E guarda, il Santo Graal della vita eterna. Sono proprio curiosa di vedere cosa ci sta dentro questa lampada. Non sei curiosa anche tu? Eh? Dai, dai. Andiamo, dai, andiamo a casa mia. Sì, andiamo a casa mia, vieni anche tu che ci guardiamo cosa... No, questa cosa mi incuriosisce tanto. Guarda, hai visto la borsa? No, stupenda. No, non potevo non comprarla questa borsa. Però, questa lampada... questa cosa dentro, chissà da dove arriva. Ha detto che l'hanno trovata in un vecchio pozzo. Boh, non lo so, ma in un vecchio pozzo, ma sarà qualcosa di maledetto, no? Non lo so, dico io, boh, qualcosa di misterioso. Ho capito, sì, a me piacciono le cose misteriose, ma adesso speriamo sia una cartaccia qua che le volte buttano le cartacce i ragazzini così dentro. Però è strana, perché vedi che è bruciacchiata. È bruciata, sì. È bruciata. Non lo so. Adesso andiamo a vedere, in casa andiamo a vedere. Ah, andiamo, va. Andiamo alla casa, dolce casa. Oddio, dai. Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro qua. Bella, bella questa borsa. Me la metterò sabato. Sì, me la metto sabato a ballare. Allora, come cacchio si fa a aprire questa cosa adesso? Io sono curiosa, curiosissima. Curiosissima. Premetto che non so usare le lampade ad olio, quindi io non posso sapere. Guarda qua, vediamo un po'. Non si schioda, non si schioda. Guarda, sembra uno scrigno. Eccola, eccola. Allora la facciamo uscire. Sì, ma come cacchio faccio? È dentro, non esce. Non riesco a toglierla. Allora, aspetta, facciamo così. Dammi una mano, dai. Ecco. Sta uscendo, sta uscendo. Allora, vediamo un po'. Sta uscendo. Non è facile farla uscire. Eccola, 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 eccola. Allora, aspetta che non vai a rompere il vetro. No. Allora, così, 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 così. Falla uscire. Mamma mia, è complicato. Lo facevo più complicato. Oddio, eccola. Allora, recuperala. Non riesco a farla uscire. Oddio, va a finire che spacco tutto qua. Allora, stiamo calmi. Allora, alzala. Non esce, eccola, eccola. Adesso la recupera. Dio. Eccola qua. Sì, sì, sta. Eccola. Eccola, eccola, eccola. Eccola. Mamma mia, raga. No, occhio che la rompi, occhio che la rompi. Olè. Ce l'abbiamo fatta. Che adesso ci guardo. Cos'è sta cosa? Oddio, è una mappa. Guarda, ci sono le indicazioni. Longitudine, latitudine. Aspetta che voglio guardare. Longitudine, latitudine.
Ci sono delle indicazioni. Aspetta che lo metto su Maps. La Valle della Morte. Oh my. No, vabbè. È a 200.000 km da qua. Mi sa che dobbiamo fare un bel viaggetto io e te, eh? No, vabbè. Allora, ascolta. Praticamente è una pappa. Esiste una grotta che arriva da una vecchia galleria. Cioè, praticamente c'è una vecchia galleria dove si è instaurata una grotta col passare degli anni. 3.000 anni. Mamma mia. E praticamente dice qua anche che c'è il Santo Graal della vita eterna. Il Santo Graal della vita eterna. Oh my god. No, vabbè, il Santo Graal della vita eterna. Guarda. Dice che c'è un guardiano. Un guardiano, non è esplicito se sia uomo o donna. Un guardiano che vigila il Santo Graal, onde evitare che i malviventi vadano a prelevare il suo prezioso. Oddio, è una cosa preziosa. Onde evitare che vadano a prendere il suo prezioso coso, il suo prezioso valore. Dicono che bere l'acqua dalla sorgente con il Santo Graal dona vita eterna. Beh, dai, si potrebbe andare a vedere dov'è questo Santo Graal. Io sono curiosa. Il guardiano. Attenzione, pericoli e insidie. Mamma mia, ragazzi, pericoli e insidie. No. No, allora dobbiamo andare, cioè, dobbiamo andare assolutamente a vedere. Allora, qua c'è la mappa. Allora, dicono che è in una vecchia galleria che è stata formata e col passare degli anni, appunto, si è formata questa grotta. E qua ci sono le indicazioni, la longitudine e latitudine. Sono a 200 km da qua. Sì, perché Google Maps me lo dà. È in mezzo a un bosco. Sì, ho guardato, è in mezzo a un bosco, sì. È in mezzo. Mi dà proprio in mezzo a un bosco. Esatto. Vabbè, dai, andiamo. Pericoli, insidie, cioè dobbiamo prepararci. Ma no, tesoro, dai. Dai, non mi fare subito vedere che hai paura, non devi avere paura. Dai, sì, facciamo una nuova avventura, dai, che ti costa? Io sono curiosa di vedere questo Santo Graal della vita eterna. Cioè, io sono curiosissima di vederlo. Bello, 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 bello. Sì, dai, andiamo. Cioè, io voglio andarci. Sì. Andiamo. Guarda, quando è che partiamo? Questo weekend andiamo, sì. Prendiamo lo zaino, portiamo tutto il necessario per andare nella grotta. La torcia, ovviamente. Torcia, volontà. E a posto. No, qua non dicono niente. Il guardiano che vigila la grotta. Ah, qua dicono anche un'altra cosa. Un fuoco eterno che arde dalle fessure della roccia. Un fuoco eterno, come la porta dell'inferno là nel deserto. Un fuoco eterno che arde. Sì, che praticamente il Santo Graal si trova lì. Bisogna andare a vedere allora. Ascolta, allora questo weekend cosa facciamo? Partiamo, ci portiamo la mappa e andiamo a vedere dov'è questo fantastico coso. Perché se noi siamo arrivati in tempo che gli hanno appena portato questa cosa, se magari il titolare guardava lui cosa c'è dall'interno, noi non scoprivamo la mappa, quindi è un colpo di fortuna alla fine. E allora è un colpo di fortuna, andiamo, no? Abbiamo recuperato questa mappa qua e possiamo andare, ecco, il colpo di fortuna.
fortuna, esatto. E che poi ha detto che l'ha trovata in fondo a un pozzo, ma forse l'avevano nascosta lì perché non fosse trovata. Secondo te? Sicuramente è stata nascosta lì perché non si è trovata da nessuno, magari fosse al sicuro. Ma chissà che chi ce l'avrà messa questa mappa qua. Qualcuno deve essere andato là sicuramente. Qualcuno è andato là prima di noi. Ha tracciato una mappa e poi... Sì, ma questa è vecchissima, avrà un sacco d'anni. Appunto quello che ti dico, qualcuno c'è già stato là, sicuramente. Quindi noi dobbiamo subito andare a vedere cosa c'è. Io sono curiosa, dai, bisogna andare. Se c'è andato già qualcun altro. E allora, abbiamo anche la mappa disegnata. Quindi vuol dire che noi abbiamo anche un'arma in più. Chi c'è già stato magari è andato alla ricerca e ha cercato in vano. Noi abbiamo la mappa che ci porta dritto dove c'è il Santo Graal e dove c'è questo fuoco eterno, che io sono curiosa di vederlo. C'è il fuoco eterno che arde dentro una grotta, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? C'è una cosa allucinante. C'è veramente. C'è, no, dobbiamo partire subito questo weekend. Assolutamente, ti conviene prepararti che partiamo. Sì, no, non mi interessa, sei impegni. Ci andiamo, ok? Oh, bello. Devo provarla questa, Sicuramente funziona. Sì, la dovrò spolverare un po' perché è vecchissima, è tutta impolverata, però è un gioiellino questa lampada, è bellissima. La metterò nel soprammobile, sicuro che la metto di qua. Sì, certo, di qua la metto, certo. Dai, preparati tesoro, guarda che ti aspetto sabato che partiamo. 200 km, sì, ci portiamo via da mangiare, da bere, tutto quanto. Gli stivali, perché nella grotta può esserci anche dei percorsi dove c'è l'acqua, quindi bisogna portarsi via anche gli stivali. E di gomma, ecco, esatto. Ok?